quella è una visita dovuta, no? Perché veramente sono stati versati comunque i contributi, quindi i ragazzi volevano informazioni su come poi muoversi. Però per quello che ho vissuto io, sto vivendo io lo spogliatoio, noi siamo, cioè noi probabilmente in questo momento non c'è cambiato nulla. E cercheremo di fare non il massimo, più del massimo, perché dobbiamo essere veramente da traino a tutta la città. Dobbiamo investirci di questa responsabilità, che secondo me è anche una bella responsabilità. E non sarà facile, non è che dico che adesso è addirittura, non sarà facile, ma siamo pronti per farla. Questo è essere pronti per fare qualcosa di importante e sperare di fare qualcosa che serva poi a essere da traino a tutte le cose belle che speriamo che Arezzo abbia. Ma sai, io penso una cosa, non pensiamoci. Nel senso, è ovvio che noi dovremmo tarare il nostro obiettivo finale, ma noi cerchiamo di fare i punti sul campo. Poi, se ce la toglieranno con la CAF, non è più demerito nostro, no? Quindi, ragazzi, noi cerchiamo di fare dei punti tali per poter essere, di fare un campionato importante di salvezza. Cioè, proviamo a farne anche qualcuno in più, per cui poi la penalizzazione non andrà a toglierci delle posizioni in classifica importanti. Ma li avremmo fatti comunque sul campo, quindi non sarà una colpa nostra se ci vengono tolti dalla CAF o dalla Lega, come giusto che sia se non sei adempiente. Quindi è cercare di entrare nella testa così, a piedi pari. E come ho detto anche poi al direttore, alla società, è ovvio che sono situazioni. Io sono venuto qui, ho fatto una risoluzione per venire Con ad il Verona. Arezzo, sì, ma per quello che ho trovato qui, la farei 100 volte. Beh, noi dobbiamo cercare di fare anche il secondo tempo come abbiamo fatto col primo, perché andiamo a incontrare una squadra molto forte. Molto forte, è una delle più organizzate che ho visto in questo nostro campionato. Ha preso pochissimi gol, riparte molto, quindi riparte bene, si difende in un modo, attacca in un altro, quindi ha un taglio anche particolare. Si vede che c'è una grande organizzazione di anni di lavoro, insomma, il allenatore da 1 anno e mezzo. Quindi credo che sarà una gara molto molto difficile, ma è proprio quella che ci serviva secondo me in questo momento, perché così non puoi avere cali di tensione. Se hai cali di tensione rischi veramente un'imbarcata generale, invece se ci vai concentrato e determinato e ottieni un risultato importante, credo che sia una linfa come quella che è stata in queste gare che abbiamo giocato, perché comunque se avete visto il primo tempo dopo le 3 partite è stato un primo tempo ancora superiore del livello normale. Quindi vuol dire che quando vai in fiducia poi proponi. L'importante è che non ricadiamo in pessimismi o in situazioni quando poi ricapita, perché prendere gol ricapiterà sempre. Dobbiamo cercare di farne sempre uno in più degli altri. Quello dobbiamo cercare. Sì, quello è il nostro modo di partenza su cui noi ci siamo ormai orientati in questo momento, però noi gli stiamo dando un taglio diverso. Non mi sentirei mai dire che vado lì per vedere cosa succede. Andiamo lì per cercare di fare risultati, di vincerla, e cercheremo di farlo. Dopo, se ci riusciamo, bene, se non ci riusciamo, vuol dire che sono stati bervigliati, ma non perché non ci abbiamo rinunciato. Questo è importante. Bocca al lupo, mister.